meglio io. E che la stazione a quest'ora non è un bel posto. Sai, ma avevi quasi convinto che stessi meglio tu. Allora cosa ci fai in stazione? Sai che non è un bel posto. Che cosa vuoi che conti? Avere un mutuo o un marciapiede? Quando siamo tutti spaccati a metà e abbiamo voglia di uscire e di darci un tono, ma la sai, la verità è che siamo tutti spaccati a metà e inseguendo qualcosa che non c'è. Ci ritroviamo a scavare il giardino, a ribaltare gli armadi, a fare le code nei bar, vuotando le tasche in cerca di un euro per il treno per Brescia, che poi alla fine si guasta e non arriva mai. E proviamo a cucire gli strappi ma non ci riusciamo mai. E spingiamo con le mani tutto quanto dentro per l'ennesima volta, per non perdere i pezzi, per fingere che sia ok, per non lasciare gocce sul pavimento che conducano a noi. Non è solo questione di chi non lo dice o chi non lo fa, è che siamo tutti spaccati a metà. E tra un lavoro uno sbatti e l'altro ci incontreremo come le star, a guardarci negli occhi spaccati a metà. Comunque vada, non finisce mai. E ci troviamo a scavare in giardino, a ribaltare gli armadi, a fare le code nei bar, vuotando le tasche in cerca di un euro per il treno per Brescia, che poi alla fine si guasta e non arriva mai. Quando si ferma la giostra e poi ritorna al buio, giuri che è l'ultima volta ma non cambi mai. E ti tradisci ricominciando tutto quanto da capo, non ti accorgi che qui mollano tutti tranne noi. Che siamo tutti, che siamo tutti, e siamo rotti, spaccati a metà. Che siamo tutti, che siamo tutti, e siamo rotti, spaccati a metà. Chiudiamo tutto, buttiamo le chiavi e riprendiamo a scavare in giardino, a ribaltare gli armadi, a fare le code nei bar, vuotando le tasche in cerca di un euro per il treno per Brescia, che se viaggiamo nel cesso ci beccano, che tanto è sempre in ritardo e lo cancellano, e poi alla fine si guasta e non arriva mai.